qual è l'oggetto che perdo di più? Non me la masticare, le perdo e le ricompro sempre. L'ombrello quello è sempre prima linea, quando piove, allora smette di piove e l'ombrello lo lasci dove sei andato al supermercato, sei andato e te lo scordi. Ecco, magliette che penso di non avere più e poi le ritrovo dopo un anno sotto il cassetto del comò. Le cerco disperatamente per tutta casa, le trovo senza volere perché sono finite all'interno. No, di oggetti no, me li tengo, ci sto molto attenta, conservo tutto. Gli oggetti che perdo più facilmente sono le cuffie del telefono e le chiavi di casa. Cellulare, gli occhiali da sole. È il cellulare, perché tendo a lasciarlo in giro. L'oggetto che perdo più spesso è il mio anello, che è questo, che sono legatissimo perché è l'anello che mia nonna regalò a mio nonno come promessa di matrimonio, e all'epoca costava tantissimo, lei ha dovuto lavorare tantissimo per permetterselo, e ce lo passiamo tra i membri maschi della famiglia. Lo cerco anche ore finché lo trovo e ho sempre ansia di non trovarlo più. Più che altro penne e ombrelli, queste cose qua, queste sono le cose che perdevo sempre. Le chiavi no, perché sono abbastanza attenti, e poi è un abito che io da sempre, per esempio, porto tutto quanto addosso, soldi, documenti, io ce l'ho sempre addosso. Sicuramente l'ombrello. L'ombrello è un oggetto che perdo regolarmente e che quindi evito di comprare, perché tanto so già che fine farà. E poi le penne, sicuramente anche quelle. Qualche cosa che ho perso nel passato, magari forse un anello, ma non, poi non l'ho ritrovato. Però non mi succede di frequente di perdere degli oggetti. Tra le cose importanti che ho perso ricordo soprattutto un orecchino. La coppia mi era stata regalata da mia nonna per il mio battesimo. Portafoglio, a cui ero particolarmente legato perché me l'aveva regalato mio padre, e sono stato fortunato perché la polizia mi ha chiamato dopo un mese ed era da loro, quindi l'ho ritrovato. Una cosa che tengo sempre nella borsa, perché ormai non mi trucco più, l'unica cosa che mi metto è il rossetto e me ne perdo tantissimi. Credo che la maggior parte delle persone la cosa che smariscono di più sono le chiavi e il portafoglio. Io non porto portafogli, non ho portafogli. Non lo perdo, non lo porto. Ho perso l'orologio di mio nonno, a cui tenevo ovviamente moltissimo, ma non dispero di trovarlo magari nascosto in qualche angolo della casa.